Albano è positivo al Covid, lo ha annunciato lo stesso cantante pugliese attraverso un messaggio su Instagram. Salta il Capodanno di Canale 5. Brutte notizie sul fronte Covid, anche Albano è stato contagiato. Tra le decine di migliaia di positivi giornalieri, si è aggiunto anche il cantante pugliese. A comunicarlo è stato lo stesso artista attraverso un breve video pubblicato sui suoi account ufficiali sui social. Purtroppo questa positività, a due giorni dal Capodanno, non gli permetterà di poter prendere parte a Capodanno in Musica, il concertone previsto per il 31 dicembre su Canale 5 e che avrebbe dovuto vederlo nei panni di conduttore insieme a Federica Panicucci. Ecco le parole del cantante, che ha svelato anche le condizioni della sua Albano positivo al Covid, attacco ai Novax. Addio Capodanno per Albano. Il cantante pugliese non sarà presente al Teatro Petruzzelli di Bari, dove avrebbe dovuto intrattenere il pubblico di Mediaset nella notte più lunga dell'anno. Come spiegato dal cantante in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, purtroppo è stato colpito proprio negli ultimi giorni, sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo chiamo il nemico più squalo. Fortunatamente l'artista pugliese non ha sintomi, sta bene e quasi non ci credeva di essere positivo quando lo ha scoperto. Anche perché tutti i suoi familiari sono negativi, compresa Loredana Lecciso. Da sempre difensore della vaccinazione, l'artista l'ha presa con filosofia e aspetterà con grande pazienza la negatività, convinto di non rischiare alcunché grazie al vaccino. Riservata diritti d'autore 2021 NM.